Mi trovavo a passare per la via sacra, come mia abitudine, meditando non so quali sciocchezze, tutto assorto in quelle. Mi corre accanto un tale, ammirato solo di nome, e presami la mano. Come stai, oh mio carissimo? Bene, almeno per ora. E ti auguro tutto quel che desideri. O meglio, desideri qualcosa. Dovresti conoscermi, sono un letterato. Oh, e per questo sarai degno della mia stima. Cercando disperatamente di allontanarmi, ora andavo più in fretta, ora mi fermavo, dicevo non so che cosa all'orecchio dello schiavo, mentre il sudore scorreva fino in fondo ai talloni. Felice te, oh Bolano, per la tua testa calda. Disperatamente cerchi di andartene, l'ho notato da un pezzo. Sappi che non ho nulla da fare, ti seguirò fin dove sei diretto. Vedi, non c'è bisogno che tu faccia un giro così lungo. Sto per andare a trovare uno che tu non conosci. È a letto, ammalato, lontano, oltre il Tevere, oltre i giardini di Cesare. Ni labeo quod agam, non ho nulla da fare e non sono affatto pigro. Ti seguirò fin lì. Abbasso le orecchie, come un asinello rassegnato e scontento, quando si trova sulla schiena un carico troppo pesante. Se mi conosco bene, non terrai maggior considerazione né visco né vario come amici. D'altronde, chi sa scrivere versi più velocemente e meglio di me? Chi sa muovere le membra meglio di me? Chi sa muovere le membra meglio di me? Io canto in un modo tale che Ermogene in persona mi invidierebbe. Ma dimmi, non è una madre, dei parenti, a cui si accorre la tua salute? Non ho più nessuno, li ho seppelliti tutti. Ah, ho capito. Fortunati, ora ci sono io. Coraggio, seppellisci, già che per me si compie il triste destino che una vecchia sabina mi predisse quando ero fanciullo, scotendo la sua urna profetica. Neque d'ira venena, nec hosticus aufere tensis, nec laterum dolor autussis, nec tarda podagra. Garrulus unc, quando consumet cumque. Loquaces si sapiat vitet, simulatque ad oleveri tetas. Eravamo giunti al tempo di vesta, ormai passate le 10. Egli, per caso, avendo già dato malleveria, doveva presentarsi in tribunale. Non presentandosi, avrebbe perso... Vorresti assistermi in tribunale? Oh, possa io morire, se riesco ancora a restare in piedi. O se mi intenda di diritto civile. E poi devo correre dove tu sai. Ho un dubbio. Se lasciar stare te o lasciar stare la causa? Oh, me, per carità. No, non ci penso proprio. Lasciava stare no, la causa. No, per carità. Dimmi su, come te la passi col mecenate? Oh, sai, è uno di pochi amici. E di mente ben equilibrata. Sei stato ben fortunato. Casomai tu volessi presentare al mecenate un uomo di cotanta levatura, non solo avresti un amico fidato, ma anche una spalla su cui far leva. D'altronde, sono sicuro, ci scommetterei la testa che spugneresti tutti i tuoi rivali. No, no, mio caro, lì non si vive nel modo che credi. Non c'è posto più puro e più sgombro da queste magagne. E poi non importa se c'è qualcuno più colto o più ricco di me. Lì c'è posto per tutti. Ma davvero? Eppure è così. Così non fai altro che accrescere il mio desiderio di conoscerlo. Basta volere. Del resto, sei così pieno di meriti che lo espugnerai facilmente. E poi si sa chi è debole sotto questo punto di vista. Infatti, sulle prime, rende scabrosi gli eventi. Non verrò meno a me stesso. Corromperò con i doni la gente di casa. Non desisterò certo dal fallire oggi e dal riprovarci domani. Lo braccherò per la strada. Mi infilerò sul suo seguito. D'altronde, non senza qualche fatica, la vita riserva qualcosa a noi mortali. Ed ecco che mentre così si discorre, ci si batte in un suo caro amico, Fuscaristio, che tra l'altro conosceva sé bene chi era con lui. Ci si ferma e si fanno l'un l'altro le consuete domande. Da dove vieni? Oh. E dove vai? Ah, se non sbaglio, mi ricordo che mi dicevi di volermi dire non so che cosa in privato. Me lo ricordo bene, ma te lo dirò un altro giorno. Oggi è il novilunio ed è sabato. Non vorrei mica fare oltraggio ai dei circoncisi. Oh, vedi, io non ho queste debolezze religiose. Io sì, invece, sono un po' più debole, uno dei tanti.
Mi perdonerai, ma te lo dirò un altro giorno. Ma dove va? Una triste giornata doveva levarsi per me. Se ne va quel briccone e mi lascia sotto il coltello. Volle il caso, a quel punto, che al mio uomo si facesse incontro il suo avversario in giudizio. Dove vai, mascalzone? E a te, posso chiamarti a testimonio? Certo. Vieni qui. No, vieni con me. Ma dove mi portate?